Vi consiglio Lincoln Highway di Amor Tolls. Siamo nell'America degli anni 50. Emmett Watson è appena tornato a casa dopo essere stato un anno in prigione perché aveva ucciso il bullo del paese che aveva offeso il padre. Il padre adesso è morto e la fattoria è stata pignorata. E così Emmett decide di mettere insieme le sue cose e di partire insieme al fratellino Billy di solo 8 anni. Vorrebbe andare in Texas per rifarsi una vita, ma Billy ha delle idee diverse. Ha appena trovato un mucchio di cartoline spedite dalla madre anni prima, la madre era fuggita. E le cartoline mostrano dei luoghi e Billy ha scoperto che si trovano tutti lungo la Lincoln Highway, la famosa autostrada che parte da New York per arrivare al Lincoln Park a San Francisco. Billy è convintissimo che la madre li sta aspettando lì. Ma se ogni viaggio è un po' come la vita, non esiste viaggio che non abbia degli ostacoli. In questo caso rappresentati da due figure molto divertenti e particolari, rappresentati da Woolly e Duchessa. Woolly e Duchessa sono ex compagni di prigione di Emmett e sono fuggiti proprio nel bagagliaio del direttore della prigione che stava accompagnando Emmett a casa. E Duchessa sta per fare una di quelle classiche proposte a Emmett che sono difficili da rifiutare. Non c'è niente di più enigmatico della volontà umana, o almeno così vorrebbero farti credere gli strizzacervelli. Secondo loro, le motivazioni di un uomo sono un castello senza chiavi, formano un labirinto a più livelli dal quale le azioni individuali spesso emergono senza un senso, una ragione prontamente discernibili. Ma in realtà non è così complicato. Se vuoi capire le motivazioni di un uomo, tutto ciò che devi fare è chiedergli: che cosa faresti con 50.000 dollari? Parte così un viaggio davvero rocambolesco. Non perdetevelo.